Verranno i giorni della pace e il romanzo di Amalia Mancini, presentato ieri a Palazzo Caputi nell'ambito della rassegna Evoluzioni Libri. Con l'autrice hanno conversato la professoressa Liliana Bruni e il professor Vito Antonio Leuzzi, storico e direttore dell'Istituto Pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea. Di cosa parla Verranno i giorni della pace? Allora, è un libro d'amore, di guerra, di amicizia, di solidarietà fra donne. È un libro che si svolge durante il conflitto mondiale, in particolare il bombardamento di Bari del 2 dicembre del 1943. Questo è lo scenario storico. Poi ci sono le storie dei singoli personaggi. Lei è una sartina, lui è un marinaio, si incontrano in un rifugio antiaereo. Ma allora non esistevano i telefonini, WhatsApp e tutto il resto, tutte le diavolerie di oggi. Per cui si torna alla lettera, alla scrittura, al sogno, al pensiero, diciamo, che accompagna questo amore per tanto tempo, fin quando i due si rincontreranno e avranno quindi la loro storia d'amore, con tanti risvolti, naturalmente legati alla guerra. C'è Bari, c'è San Nicola, c'è la Basilica e ci sono anche le strade di Bari, c'è il cinematografo, c'è il lungomare, ma c'è anche come si viveva allora, come la pensavano i ragazzi, c'è anche Radio Bari, c'è anche il fascismo, la violenza degli uomini sulle donne anche allora e, diciamo, c'è anche la speranza per un futuro migliore e quindi Verranno i giorni della pace e è più che altro un auspicio per le prossime generazioni a conoscere la storia e attraverso la storia costruire il loro futuro. La storia di solito viene scritta dai vincitori, con Verranno i giorni della pace la scrivono anche i vinti? Beh, no, non si tratta di questo, si tratta di un recupero della memoria rispetto a eventi che spesso sono stati rimossi. Il secondo conflitto mondiale ha determinato lacerazioni, tragedie dopo molti decenni queste vicende riemergono e costringono tutti alla riflessione. La narrazione della professoressa Mancini non solo è molto efficace, ma evidenzia poi vicende storiche che hanno condizionato tutta la storia del dopoguerra a Bari e nel resto della regione.